Ho appena registrato il video mukbang in cui mi lamentavo del corriere che doveva portarmi tutte le cosine comprate da Tally Whale da bendata da 2 giorni e non si vedeva, e invece è appena arrivato il pacco, quindi adesso lo apro e non vedo l'ora di provare tutto. E niente, vediamo se ho fatto acquisti carini, ho fatto acquisti brutti, acquisti più che altro che mi stanno bene. E niente, proviamo tutto insieme. Allora, ok, prima cosa provo il body, perché almeno ho una base e dopo da qui metto la gonna. E il body è XS, è fantastico perché è preciso, ha i bottoncini comodi e niente, mi sta bene. Peccato per le manichine corte, avrei preferito il body a manica lunga perché comunque adesso l'avrei sfruttato un po' di più, però va bene anche così. Comunque il body è preciso, niente da dire, quindi questo va bene. Sulla gonna nutrivo molti dubbi per via del modello, perché a me queste gonne strette a tubino non è che proprio stiano benissimo, però devo dire che va bene perché comunque non è lunghissima, quindi è corta fino a metà coscia, quindi così va bene. Non ho gonne con i bottoni, quindi è la prima gonna che ho, quindi è carina. Ha questa lavorazione in fondo tipo petali di fiore, insomma, no? Per capirci. È stretta al punto giusto, quindi la misura va bene e quindi a posto. Questa gonna è carina. Devo dire che nutrivo veramente su questa serie dubbi che mi stesse bene e in effetti mi sta bene proprio perché è corta. Oh, è il momento della camicia. Devo dire che anche la camicia è azzeccata come misura, infatti le spalle vanno benissimo, le maniche sono un pochino lunghe e devo risvoltarle perché tanto questo è un problema che io ho con tutte le camicie, però come vedete è carina. Ora l'ho lasciata fuori dalla gonna e dietro aveva questo, il particolare di avere i bottoni, quindi è carina, mentre davanti i bottoni sono a scomparsa, quindi anche questa la trovo carina, soprattutto anche con un jeans, ma anche sopra questa gonna, insomma, vabbè, messa dentro ovviamente, tipo ecco, insomma, così è carina. A me piacciono le camicie anche legate, non mi dispiacciono, una cosa tipo così, è carina secondo me. Quindi anche questa mi piace davvero tanto e mi piace il fatto che sia comunque a righe e che abbia tutti questi colori. Quindi anche questa ci abbiamo azzeccato. Allora, il golfino blu elettrico, cioè così di primo acchitto, è carino, mi piace il colore, mi piace tutto. Però, come vedete, se io mi avvicino, non so se si nota, ha un effetto tipo lana infeltrita, non lo so. E poi, una cosa che non mi piace molto è qui sui fianchi, perché vedete, fa questo effetto. Ora, non so se magari è perché era piegato, magari lavandolo torna in forma, però cioè, fa questo effetto di fianchi larghi che sinceramente non mi piace, anche perché poi, non lo so, dentro anche ai pantaloni non so quanto possa stare bene, anche se vedo che è comunque dietro più lungo, vedete? Quindi secondo me dietro si può comunque mettere tipo nei pantaloni o anche così nella gonna, proviamo, davanti comunque rimane un pochino più corto, ma sinceramente no, non fa un bellissimo effetto. Non lo so, questo golfino non mi convince, ovviamente lo porterò e tutto quanto, magari, non so, con una cinta, ma non lo so perché è troppo corto,
Se avete qualche consiglio ditemelo, però questo effetto qui così un po' largo sinceramente non mi fa impazzire. Il colore sì, è bellissimo e tutto quanto, però questo anche effetto così un po' infeltrito, questo sinceramente non mi piace molto. Poi una new entry, nel senso questo non era, questo golfino senape non era tra gli acquisti fatti quel giorno, ma al momento di confermare l'ordine sotto al golfino blu c'era scritto: se ne prendi un altro lo paghi la metà. Quindi io ho visto questo con scritto poi noise, quindi rumore, e mi è piaciuto tantissimo, più che altro perché è corto, è stretto, cioè molto più carino di quello azzurro, e l'ho pagato 10 euro invece che 20, quindi non potevo non prenderlo. E mi piace tantissimo, ha la scritta noise qui e sui polsini e qui, e ma è carino, cioè anche sopra questa gonna devo dire che è proprio carino, forse è la cosa più carina sopra questa gonna. A me piace tantissimo e mi sta proprio preciso, quindi questo acquisto top. E niente, questi sono tutti i miei acquisti dal sito di Tallyway, da Bendata. E devo dire che via, non sono andati male. Per essere stata poi la prima volta che ho fatto questo video, sono soddisfatta. Quindi ora non vedo l'ora di postare foto con i miei nuovi capi, che sono tutti carini, tranne quel golfino maledetto. Proverò a lavarlo comunque. Può darsi che lavandolo un pochino migliora, speriamo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi piacciono i miei acquisti, se mi stanno bene, e ciao al prossimo video. Ciao!